schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un Money Glitch che è buono sia per Xbox One che per PS4. Quello che avevo portato oggi pomeriggio funziona ancora ragazzi, funziona per PS4, per gli utenti di PS4. E poi cercando in giro ho trovato una variante che era per Xbox One, l'ho provata su PS4 e funzionava ugualmente. Quindi questo è valido sia per Xbox One che per PS4. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto da duplicare, auto da sacrificare, LGRH8 o Faggio, e un amico che ci aiuta, ragazzi. A questo punto entriamo nella nostra base operativa con il nostro amico, saliamo nella Vanguard e entrambi ovviamente, noi e il nostro amico, e premiamo freccia destra. A questo punto cliccheremo per uscire dalla base operativa e immediatamente dovremo chiudere l'applicazione, ragazzi. Quindi andiamo, clicchiamo e chiudiamo l'applicazione. A questo punto, ragazzi, il gioco comunque si sospenderà per noi ovviamente, ma non per il nostro amico rimarrà con la schermata nera e dovrà semplicemente invitarci mentre che noi riavviamo il gioco. Allora, ho controllato il video, diciamo, per Xbox One ed è identico a questo, quindi gli utenti di Xbox One dovranno fare tutte queste procedure. Anche loro hanno un modo per giocare insieme, quindi dovranno fare tutte queste procedure e riusciranno a fare questo glitch. Quindi mentre noi staremo caricando, il nostro amico ci rinviterà dal menu party nella sessione e rientreremo nella sessione. Una volta caricato il tutto, quando arriveremo nella sessione, come vedete a me è arrivato l'invito, quando arriveremo nella sessione troveremo il nostro amico che è buggato nella Vanguard e che ha schermata nera. Come nell'altro glitch dovremo fare lo stesso procedimento, però andrò ad elencarvelo. Intanto vado ad accettare l'invito, quindi andiamo ad accettare l'invito, entriamo nella sessione. Sta mettendo un pochino a caricarmi, però va bene. Quindi entriamo nella sessione e andremo subito ad ostare un'attività, subito andremo ad ostare un'attività, andremo ad ostare una missione di Rockstar. Io adesso qui per sfregio non osto un lavoro da titano, ma vado a ostare la seconda, ragazzi, perché osto sempre quello. E quando saremo nell'attività, il nostro amico tramite party dovrà unirsi a noi. Ripeto, questo glitch funziona anche per quelli di Xbox One, va bene per PS4 e per Xbox One. Quindi a questo punto noi usciremo dall'attività, il nostro amico accetterà i messaggi e ovviamente si troverà sbuggato e quindi potremo fare il glitch, come vedete, lo vedete off radar, e saremo pronti per fare il glitch, ragazzi. È abbastanza semplice come glitch, come ho già spiegato prima. Come vedete in radar non c'è il mio amico. Quindi usciamo fuori dalla base operativa, chiamiamo un'auto che è quella che andremo a perdere, quindi in questo caso ho un'auto o un Faggio. Se siete motorcycle farete molto più in fretta, perché magari avete i Faggio, li chiamate col motorcycle club e ve li fate arrivare. Quindi a questo punto, quando in mappa sarà arrivato il veicolo che lo vedete in mappa, tornate nella base operativa e incominciate a fare il glitch, ragazzi.
una volta nella base operativa salite sull'auto, aspettate la persona che vi dà una mano e fate il glitch. Allora ragazzi, purtroppo se lo avessi trovato prima lo stesso glitch per Xbox One l'avrei fatto in un unico video, però va bene, intanto a me non è costato nulla. A questo punto dite al vostro amico di premere triangolo e di tenerlo premuto, e quando il vostro amico starà salendo nell'auto, ovviamente voi dovrete premere triangolo e scendere. Quindi a questo punto vedrete il vostro amico che passerà dalla parte della guida, e l'unica cosa che vi resterà da fare è andare ad incastrare il veicolo dove ci sono, diciamo, quella sorta di cunicolo, insomma, non lo so, chiamatelo come cazzo vi pare. Qui dove c'è sta rampa, castrate la macchina e fate in modo di curare la cosa del teletrasporto, in maniera tale che vi teletrasporti nell'auto, e quando avrete questa situazione di teletrasporto che state vedendo, allora sarete pronti per poter fare il glitch. Ragazzi, a questo punto vi dirigete verso il pallino giallo, vi mettete qui, fate comparire la scritta in alto a sinistra e premete triangolo e X insieme, ragazzi. E poi vabbè, quelli per Xbox sapranno loro quali cazzo sono triangolo e X, io Xbox non ce l'ho, quindi insomma fate voi. Una volta che sarete usciti, ragazzi, avrete l'auto automaticamente duplicata. Non serve la targa personalizzata per fare questo glitch, perché la targa prenderà i numeri della targa dell'auto che avevate fuori, dell'auto o del faggio che avevate fuori. A questo punto chiamate il centro operativo. Una volta chiamato il centro operativo, entrate nel centro operativo, uscite fuori e andate a depositare l'auto in garage. Il glitch è semplicissimo, è identico all'altro, solo che c'è questa piccola variante per gli utenti di Xbox One. E niente ragazzi, penso di avere detto tutto, il glitch finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.